Mi è capitato di recente di fare un ricorso per un accertamento IMU, anzi una serie di accertamenti IMU fatti dal comune di Calenzano, provincia di Firenze, in relazione ad una situazione veramente particolare. Quando il cliente mi ha mandato gli accertamenti, io davvero non riuscivo a capire il motivo per cui questi accertamenti erano stati emessi. Sostanzialmente si diceva: guarda, hai un'abitazione, a norma della legge di applicazione dell'IMU non hai pagato l'IMU quando l'IMU era invece dovuta. Il problema però è che questa abitazione sulla quale il comune chiedeva l'IMU era la prima casa di abitazione del mio cliente da 40 anni, da sempre. E allora come mai improvvisamente si sveglia il comune di Calenzano e chiede il pagamento dell'IMU? Il punto è che sull'accertamento non c'era scritto, c'era solo un rimando a norme, ma non c'era scritto il motivo per cui l'accertamento era stato emesso. Oltretutto, il contribuente non era neanche stato chiamato preventivamente per spiegare le sue ragioni, cioè il comune aveva effettuato un accertamento d'ufficio senza consultare preventivamente il contribuente e senza spiegare nell'atto il perché della maggiore IMU dovuta sulla prima casa del contribuente. Allora, quando io ho visto questo atto, ho pensato: qui c'è da fare un ricorso con i fiocchi. Primo motivo di ricorso: non è stato chiamato il contribuente preventivamente. Il contribuente ha il diritto, nel momento in cui è intaccata la sua sfera privata, di essere chiamato preventivamente a discutere di un accertamento. Il comune, come anche l'Agenzia delle Entrate, non può emettere atti automatici senza chiamare il contribuente. Su questo c'è amplissima giurisprudenza italiana e soprattutto europea. Secondo motivo di ricorso, ancora prima di entrare nel merito, l'atto di accertamento deve essere motivato. La motivazione dell'accertamento è un elemento fondamentale senza il quale un accertamento non vale niente, è carta straccia. Io non lo so se ai tempi delle monarchie assolute bastava l'editto del re che diceva: tu mi devi questi soldi. Ma signori, oggi siamo in uno stato di diritto in cui i cittadini hanno il diritto di essere chiamati a spiegare e poi di sapere il motivo per cui vengono accertati, e il motivo deve essere nero su bianco. Quindi, secondo motivo di ricorso, assolutamente definito. E poi si va nel merito. È venuto poi fuori anche dai mezzi di stampa che il motivo di questo accertamento, che riguardava il mio cliente, ma anche altre 149 famiglie, perché è uscito un articolo che parlava di 150 famiglie accertate, stangata IMU del comune di Calenzano per 150 famiglie, era dettato dal fatto che la moglie del contribuente accertato risiedeva in altro stabile. E quindi, non essendo il nucleo familiare congiunto, allora non esisteva più il diritto alla esenzione IMU sull'abitazione principale. Allora, io sono andato a studiarmi la norma specifica e la norma specifica dice un'altra cosa. Dice che l'esenzione IMU salta se il coniuge è residente in altra abitazione dello stesso comune. Ed allora, comprensibile l'accertamento nel caso in cui il coniuge risieda in altro appartamento nello stesso comune, ma nel mio caso il coniuge risiedeva in altro appartamento di altro comune, non dello stesso comune. E quindi anche nel merito c'era un ottimo motivo di ricorso. Quindi il ricorso è stato presentato, pende. Il messaggio che voglio lanciare è che il cittadino non può e non deve essere trattato come un suddito. Quando un atto dell'amministrazione finanziaria o di un comune, come in questo caso, viola le norme di legge, viola le norme di accertamento, è un dovere del cittadino difendersi e rivolgersi ad un difensore tributario che sa come fare per tutelare i suoi diritti. A presto, ciao!